Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento settimanale di Il Salotto di Wheels & Heels. Stasera puntata legata alle due ruote e con noi una grande campionessa nel motocross, nell'enduro, ma anche nella vita. È con noi Francesca Nocera. Adesso andiamo subito ad aggiungerla alla nostra diretta. Vedo già che è online, quindi riusciamo subito ad inserire. Vediamo se riusciamo subito ad averla insieme a noi. Benvenuta Francesca! Ciao! Prova a parlare, vediamo se riusciamo a sentirti. Mi sentite? Ti sentiamo. Ottimo! Benvenuta al Salotto di Wheels & Heels, Francesca! Grazie mille! Grazie a te per essere con noi, sei sempre molto impegnata e presa, sei riuscita a trovare il tempo per la nostra diretta in questo Salotto Rosa. Assolutamente sì, anzi volentieri. Grazie mille. Stavo iniziando ad introdurti prima appunto di inserirti nella nostra diretta, 5 volte campionessa nella motocross, diversi podi nell'Europeo, Trofeo delle Nazioni e adesso sei impegnata nell'enduro, anche se per te è un po' un ritorno ai tuoi inizi. Innanzitutto, prima di farti un po' rispondere su quelli che sono stati i tuoi inizi, voglio farti complimenti per il primo fine settimana di gara, che è stato meraviglioso. Grazie mille. È andata davvero bene, un po' inaspettata, perché sapevo comunque di aver fatto un bell'inverno e di essermi allenata davvero tanto e giusto. Quindi sapevo di potercela fare, però non così presto, diciamo, anche perché bisogna un po' ambientarsi, comunque dal motocross all'enduro cambia tanto, quindi sono contenta così, anche se il campionato è lungo e le gare sono tante, quindi con calma, alla volta. Eh beh sì, in effetti diciamo un weekend alla volta, fatto bene, insomma i risultati si raggiungono. Speriamo. Prima giornata sei arrivata prima, infatti posizione 1, seconda giornata, seconda ma prima assoluta, quindi un... Esatto. La giornata sono partita ancora più carica della prima, sono andata più forte della prima e avevo tanto vantaggio, solo che un po' un mio errore, diciamo, sono entrata un po' ancora troppo convinta e purtroppo sono caduta e ho perso per 7 secondi anche la seconda giornata, però sono veramente contenta e diciamo che non ho rimpianti, sono entrata per dare ancora il meglio di me anche nell'ultima prova nonostante il vantaggio, però è andata comunque bene. Ci hai provato e ci hai tentato e diciamo che iniziare così non è male. Soprattutto perché questa è la tua seconda stagione di rientro, diciamo, dell'enduro e quindi, insomma, è un'ottima soddisfazione dopo i tanti allenamenti. Noi ti seguiamo tantissimo e hai delle giornate ricche di allenamenti. Insomma, raccontaci un po' come sono questi allenamenti che ti occupano tutta la giornata. Diciamo che mi piace allenarmi soprattutto la mattina presto, e infatti quando mi sveglio la prima cosa che faccio è allenarmi e poi dipende un po' da com'è la giornata, a volte vado in moto, a volte ho altri allenamenti comunque fisici e dipende un po' dal programma, diciamo, però al di là della moto comunque c'è, che lo faccio per allenarmi, per poter andare meglio in moto, comunque per essere preparata fisicamente, lo faccio perché mi piace proprio, è una mia, diciamo, seconda passione. E comunque lo faccio perché mi piace. È anche un po' una valvola di sfogo, credo, eh? Sì, assolutamente sì. E comunque l'attività fisica poi ti fa sentire sicuramente meglio. Però è proprio una mia passione. Infatti, in un futuro vorrei anche fare qualcosa in quel campo. Eh sì, in effetti poi lo sport è, diciamo, fondamentale per qualsiasi cosa. Appunto che abbiamo iniziato un po' con questo discorso dell'allenamento, ti chiedo un po' se c'è un allenamento un po' diverso dall'essere in motocross e dall'essere nell'enduro. Ma io ho incrementato un po' i miei allenamenti, molto, secondo me è molto più fisico e anche mentalmente molto più difficile l'enduro. Comunque la giornata è lunga e la gara è lunga e devi rimanere molto più concentrata e il fisico diciamo che ti deve seguire per tutta la durata della giornata. Poi quando è 2 giornate è ancora più pesante. Quindi diciamo che mi alleno un po' di più. Non che prima mi allenassi di meno, però comunque cambia parecchio, anche in me.
allenamenti sono diversi, quindi sono due sport differenti. Sì. E a proposito di parlare un po' dei tuoi inizi, voglio proprio parlare con la Francesca bambina, perché tu ti sei avvicinata proprio in tenera età, anche se diciamo. Tuo papà ti ha avvicinato e tu invece, insomma, hai detto no, 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 la moto no. Cos'è Esatto. successo? Ero proprio terrorizzata della moto all'inizio e andava mia sorella, però poi lei ha smesso, poi io pian piano mi sono avvicinata e poi da lì ho iniziato un po' ad andare a vedere le gare e mi sono appassionata e fino a che mi hanno regalato una moto e poi piano piano ovviamente era per gioco e poi è stato un mio, diciamo, click a voler provarci e ho capito che era la mia passione. Soprattutto perché quando mi sono resa conto che io di fuori ero veramente una ragazza timida e molto riservata e mi ha proprio cambiato. E quando poi indossavo il casco ero totalmente un'altra persona e lo è tuttora, diciamo, perché quando io metto il casco spengo un po' tutto. Però sì, è stato un bell'inizio e sono contenta che sia andata così, sono contenta di quello che ho realizzato. Anche se avrei voluto di più, sono onesta, e per l'impegno che ci ho messo, credo che qualcosina in più me lo sarei meritato, però non ho rimpianti, è andata come è andata, adesso sono qui e cerco di godermi ogni giornata. Diciamo che un po' anche dalle tue interviste io ti seguo da un bel po', perché infatti ci siamo viste quando io, diciamo, collaboravo con un'altra testata giornalistica, e abbiamo avuto già modo di avere un'intervista insieme, e con piacere ti ho voluto perché ho una grandissima stima di te e ti seguo da un bel po'. E Grazie. praticamente tu hai sempre detto che con la moto e sulla moto tu ti senti libera. Vorrei che ci Vero. racconti un po' questa bella sensazione che, diciamo, dovremmo poter provare tutti. Vero, ma come ti ho detto, io di fuori sono un po' diversa. Metto il casco e quando appunto diciamo, entro nel mio mondo, sento proprio che è quello che mi piace fare e mi trasmette emozioni che, come dici tu, è difficile far capire a chi magari non le prova, no? O magari non ha questa passione. È difficile spiegarlo, difficile, però penso che magari con tutti i miei allenamenti, con la mia voglia che ho quando sto girando, che proprio si vede che mi piace quello che faccio, proprio è quello che volevo fare e che sto facendo. Quindi penso Eh che gran parte l'obiettivo l'ho centrato. sì, direi che anche con grandi successi, perché insomma quello che hai raggiunto non è poco, non è poco. Credimi, guarda, o prima o ultima, quello poi è relativo. Assolutamente uno si allena e sono io la prima che voglio farcela per poter vincere, per poter arrivare davanti. Però al di là di quello, quando io so che ho dato il mio massimo, sono veramente contenta. Infatti, come ho detto anche domenica, che ho comunque concluso la giornata seconda, ma sono contenta di quello che ho dato in gara per tutta la durata della gara. Eh sì, direi che proprio è arrivato tutto. Dicevamo che appunto tu hai iniziato con l'enduro, poi motocross, grandi successi perché appunto 5 titoli, Trofeo delle Nazioni, diversi podi, e poi sei tornata. E volevo chiederti come mai questa scelta? Beh, è una scelta assolutissimamente che ho preso io personale e che volevo. Nel motocross non credo assolutissimamente di aver cambiato perché mi sentivo finita, tra virgolette, nel motocross. Assolutissimamente no. Solo che era diventato un po' pesante non allenarsi, non che non avevo voglia. È diventato un po' pesante il fatto di non riuscire ad arrivare perché ogni volta mi succedeva qualcosa. Non avevo perso la motivazione nemmeno, però avevo bisogno di cambiare, di qualcosa di nuovo. Sì. Un po', diciamo, un po' una tua rinascita, Esatto, sì. se mi permetti di dirlo, appunto perché voglio dire con questa frase, poi lascio la parola a te, tu sei una forza sulla moto, però la moto è stata la tua forza. Bravissima.
È così. E quindi voglio che ci parli un po' di quel momento in cui appunto tutto è diventato un po' più scuro e quindi la moto per te è stata ancora più importante, quando purtroppo ti hanno diagnosticato un brutto male qualche anno fa. Assolutamente. Diciamo che già gli anni prima io avevo comunque dei problemi. Ho iniziato un po' verso il 2012, che alla fine erano un po' i primi anni che correvo, ad avere problemi che io stessa non riuscivo a spiegarmi, anche in moto. Soprattutto avevo davvero tantissime paure che purtroppo non riuscivo a trovare un perché di quelle paure. Un po' è stato veramente difficile perché poi anche parlandone o comunque cercare di chiedere aiuto non era facile perché poi ruolo mente gioca veramente appunto un ruolo importante. Quando magari la gente non ti ascolta, quando provi a farti capire ma non c'è verso di farti capire, poi ti convinti, ti autoconvinci che veramente è così. E fino a che sono arrivata tra vari poi infortuni e a volte anche causati da quello. E sono arrivata fino intorno al 2017-18 che mi sono impuntata e ho detto veramente non ce la faccio più e poi è andata come è andata e dico per fortuna perché probabilmente per quanto era maligno non sarei qui magari a raccontarla, però è andata bene, nel male è andata bene e mi ha fatto rinascere perché sono totalmente cambiata, ma così mentalmente, fisicamente. Ci sono voluti anni perché ora ci sto comunque lottando a volte, però sono veramente contenta che sia andata così e sono contenta di aver avuto uno sport così che mi ha tenuto impegnata e che anche io comunque ci ho messo del mio, non ho perso di vista i miei obiettivi. Quindi ho insistito fino a che mi sono ripresa la mia rivincita e sono contenta veramente così, e adesso prima o ultima o poco importa comunque. Ripeto, se do io sempre il meglio di me, sono sicura che posso raggiungere i miei obiettivi, diciamo. Diciamo che anche in un anno come è stato il 2020, che tutti abbiamo vissuto in un modo difficile da un lato e tu per un altro, ancor più pesante, legato alla salute, sei riuscita a vincere. Quindi è stato un 2020 veramente in cui possiamo dire che la moto per te è stata anche un po' terapeutica. Assolutissimamente sì, ma infatti a volte sai, dicono non esiste solo la moto, non puoi essere così fissata sulla moto, no? Però certe cose devi. Io ripeto, non bisogna mai giudicare la vita degli altri, mai giudicare le scelte degli altri, perché non sai mai cosa c'è dietro, cosa ha passato una persona, cosa sta passando una persona, quindi è veramente una cosa difficile da fare perché è sempre meglio, è sempre più facile giudicare che All'esterno. casa proprio, diciamo. È un po' difficile così fuori che dentro e mi ha un po' segnato, però mi ha cambiato e sicuramente mi ha fatto diventare una persona migliore. Poi oltretutto adesso sei anche testimonia AIRC e questo permette di infondere quella che è la tua determinazione e forza verso una lotta che è quella della prevenzione. Vero, assolutissimamente sì, mi hanno contattato per essere una testimonial e assolutamente ho accettato. E prevenire è meglio che curare, davvero. Onde evitare anche di seguire percorsi così lunghi, perché tu sei stata testarda, come dico io, come solo i bergamaschi sanno essere. Perché io ho mio nonno che era bergamasco e dico che la tempra di Bergamo, ragazzi, e È dintorni è fantastica. vero. Quindi sei stata testarda al punto giusto, però è obbligatorio avere la prevenzione per evitare che si passino tutti questi percorsi così lunghi dal 2012 per te al 2018. Insomma, si può fare di più, si può fare subito. Quindi È vero. questo diciamo che un pochino ha condizionato la tua carriera. Assolutamente sì. Guarda, è da quando, sì, da quando praticamente ho iniziato il mondiale di motocross, le mie stagioni, che o non ne ho iniziata una o non ne ho finita una.
Quindi adesso diciamo che è stato il primo inverno che ho fatto tranquillo per modo di dire, perché qualche botticina l'ho data. quello è doveroso per non star tranquilli proprio su, cioè, sull'alloro, diciamo, no? Guarda, fa anche ridere, ma te la racconto. Con il mio amico col trial e sono stata capace di rompermi i denti. Ma no, cioè, ma praticamente uno non pensa mai ai denti, credo, perché sia, penso sia una cosa che dici, ma no, figurati. Ma assolutamente il mio bel show è chiuso. Diciamo che insomma, una volta la devi prendere, Francesca, c'è poco da fare. Esatto, è così proprio finché, guarda, infatti quando mi sveglio la mattina, se non ho dolori, qualche problemino c'è. Ti scandalizzi se non ci sono dolori, ho capito, quindi perfetto. Intanto, prima di continuare con la nostra intervista, leggo un pochettino i commenti perché ci sono un sacco di saluti, un sacco di complimenti per te, quindi volevo un attimino, c'è Nikippi che ti saluta, ciao Franci, poi gli altri ci mandano cuori, Giorgia 198. Poi c'è Nicola e Emma 79 che ti salutano. Ciao Francesca, tanti battiti di mani. Non ti abbiamo sentito, Francesca, dimmi. Ciao a tutti, dico. Brava, brava, saluta un po' tutti. E Pippo 288, grandissima. Poi Grazie. tanti, tanti, 100, 100, 100, ci stanno arrivando un sacco di cuori. Super Franci, Keila Bertella 98. Mauro Tessarini 81, ciao Francesca. Nicola Emma 79, sei stata una grande, ovviamente anche un po' per tutto quello che stiamo, di cui stiamo parlando, sia appunto attuale come l'ultimo fine settimana e sia il tutto. C'è anche Face 22 Fiamme, ovviamente ci ricorda che tu fai parte della Oro. Sì, con grande orgoglio perché mi permettono di poter, diciamo, farne questo un lavoro. Quindi sono veramente orgogliosa e li ringrazio tantissimo. Eh sì, è veramente importante essere sostenuti, ma so anche che tu inizialmente poi sei stata sostenuta soprattutto dalla tua famiglia. Ah, quella c'è stata. C'è e ci sarà sempre, indipendentemente dai risultati e da qualsiasi cosa. Poi io sono molto legata alla mia famiglia e è l'unica che realmente c'è. Alla fine è così, quindi devo tanto a loro e li ringrazio infinitamente, ma penso che un grazie non sarà mai abbastanza, anche se so che l'hanno fatto con tanto orgoglio ora. Con tanto amore, perché Esatto. eh sì, c'è Giorgio, Lady Francesca. E poi a proposito di famiglia, volevo chiederti: ma la mamma come l'ha presa che tu insomma ti sei buttata forte, pieno di terra, pieno di... come l'ha presa? Provato un po' a sviarmi, sai. Io ho provato danza, pallavolo, nuoto, ne ho provate un po'. Poi alla fine ho capito che questa era la mia strada e soffre tuttora, perché non è per niente facile. Anche papà, ma lo dà a meno vedere, solo che sicuramente non è facile. E io la capisco perché comunque vedermi poi anche a volte infortunata e quando soffri, però la cosa che loro hanno capito è che questo è veramente quello che io voglio fare. E che mi piace fare, che lo faccio con tanta dedizione, tanta passione, e quindi ci sono rassegnati. Hanno lasciato proprio, hanno lasciato andare la situazione. È là che mi hanno supportato. Eh sì. E quindi, cosa che credo sia la miglior cosa da parte di un genitore, supportare comunque il figlio in uno sport, in qualsiasi passione. Che comunque poi ti insegna a vivere, secondo me. È vero, io penso proprio che lo sport è una palestra di vita. Vero, Perché vero. Ti insegna anche a perdere, Sì. facile da accettare. E a risalire quando cadi, perché
È anche quello che, diciamo, non è, fa è sempre facile vincere sempre, È vero, è vero. perché poi ti abitui troppo. È vero, bisogna anche saper perdere. Sì, sono d'accordo. C'è Nicola Emma 79 che dice che ti segue sempre e che te lo meriti assolutamente ancora, immagino appunto tutti i successi. Domanda successiva. Sì. Raccontati o descriviti soprattutto in tre aggettivi. Testarda. Primo. Ti potrei dire testarda, testarda. No, devi cambiare, devi cambiare. Solare, testarda e uno puoi dirmelo te, dai. Allora, determinata. Ti direi timida fuori, ma tosta dentro. Vero. Ecco. È assolutamente così. Io sono molto timida, non sembrerebbe, ma sono molto timida e soprattutto sono riservata. Mi piace tenermi la mia vita privata per me e comunque anche sui social adesso è diventato un po' tutto pubblico. E a me piace assolutissimamente far vedere il mio sport e soprattutto farlo per ringraziare chi mi supporta in questo sport. Però la mia vita privata ci tengo e preferisco tenerla al sicuro, diciamo. Giusto, la cosa, mi permetto di dirti una cosa sul tuo profilo che, come ti dicevo prima, io seguo da tempo. Trasmetti una carica fantastica. Cosa? Questo è un po' l'obiettivo. Questo è un po' l'obiettivo, dico. Trasmetti veramente con le parole, con i video, con qualsiasi cosa, anche con l'allenamento che una persona ti guarda e dice: no, io non riuscirei mai a farlo. Però trasmetti una voglia di fare, una passione e una determinazione fantastica. Grazie, proprio bello un po'. Poi io mi piace tanto un po' magari per le ragazze che spesso si abbattono, tra virgolette, e spero che arrivi un po' il messaggio che comunque anche le donne possono fare quello che veramente amano e che gli va di fare, un po' di insistere più che altro su una cosa che veramente a cui tieni e che senti tua, anche perché la vita è una sola. E Vero, vero. anche io l'ho capito un po' troppo tardi, però l'ho capito. Non è mai troppo tardi, quindi. Hai ragione anche te. Ecco, perciò ed è un bellissimo messaggio questo. E proprio questo mi introduce a chiederti un po': ma come sono viste tuttora le donne nel motocross e nell'enduro? Allora, secondo me un po' è cambiato. È cambiata un po' questa cosa, un po' migliorata. E c'è ancora tanto, tanto, tanto da lavorare, anche perché spesso e volentieri quando dici che sport fai, magari o motocross o enduro, ti guardo un po' per dire O magari comunque anche quando ti infortuni, che vai e dici mi sono fatta male in moto, una donna deve andare in moto, sai, e restano un po', poi quando magari vedi video, comunque, cioè, io penso di essere capace di andare in moto, di a volte anche che mi dicono non sembri una donna in moto, però invece sì, sono una donna e come tutte le altre ragazze che magari partecipano al mondiale o italiano, regionale o quant'altro, comunque penso che è uno sport adatto anche a donne e bisogna ancora lavorarci per farlo capire, soprattutto agli uomini. È vero, questo sì. E secondo te potrebbe aiutare essere seguiti un po' più mediaticamente? Perché in effetti il motocross prima e l'enduro per te ora, appunto in queste due stagioni, sono seguite però relativamente. Cioè una persona, un appassionato anche solo di motori, comunque si focalizza sempre sulla moto, che può essere la MotoGP, e non va invece a, diciamo, nella terra, come si suol dire. Sì, sicuramente a livello mediatico è molto molto scarso. E su questa cosa, grazie a Dio, ci sono i social, Sì. altrimenti sarebbe molto più difficile. E
Ma un po' proprio la cultura così, sai, MotoGP, calcio e Formula 1. Quindi è un po' difficile da cambiare, davvero tanto. Guarda, per esempio, Cairoli che comunque ha vinto tutti quei mondiali, ma a livello mediatico è un po' difficile. Sì, è vero, c'è un po' la mentalità da dover cambiare, è questo. È così la cultura, diciamo. Eh sì, questo sì. E, voglio ricordare con te la tua vittoria più bella, se ti dovessi dire, Francesca, chiudi gli occhi e qual è la vittoria che porti nel tuo cuore? Ma sicuramente il primo podio mondiale, che quello penso che sia un po' l'obiettivo di tutti quelli che partecipano al mondiale, quando lo raggiungi è veramente una soddisfazione grande. Però se ti devo dire la verità, è una gara in Francia che ero seconda, mi sono caduta a 2 giri dalla fine, dove potevo lottare per la terza posizione assoluta al mondiale e seconda di gara. Avevo fatto 2 gare veramente toste. E rientravo anche lì da un infortunio e purtroppo non sono arrivata al podio. E quella un po' mi è rimasta sullo stomaco, un po'. Bello. Però ma un po' tutte le gare, anche quelle magari dove non ho comunque raggiunto l'obiettivo prefissato, che era il podio, ma mi sono divertita e so che ho dato, come dicevo prima, il 100% e mi sono piaciuta in quelle gare dove so di aver dato il 100%. Eh sì, beh, questo poi è l'importante. C'è una bellissima domanda di Tobrider 998. Se la Honda ti offrisse una moto da cross per fare il mondiale WMX, parteciperesti? No. Non perché, come ti ho detto prima, non mi sento ancora competitiva, ma perché quando prendo una decisione per me è quella, e se mi sono data un obiettivo provo a raggiungere quello, e quindi no, sono assolutissimamente contenta al 110% di aver preso questa scelta, e ce la sto mettendo tutta, mi sta anche uscendo bene, e quindi penso che il mio obiettivo resta quello che ho ora e quindi no, non parteciperei. Poi, oddio, mai dire mai, è in futuro, però Ora. adesso è questo, diciamo. Fabio Bomba, 1, 2, 7, 6, 4, Grande Franci. Grazie. Poi, altri bellissimi commenti, bravissima, bravissima. E adesso volevo chiederti invece un'altra cosa, riguardante un po' quello che è quest'anno appena iniziato, abbiamo già detto questo weekend. È andato bene, ricordaci dove sarai nella prossima gara e come vedi un po' questo 2023. Per scaramanzia, Non dici questa per scaramanzia, non dico nulla. guarda, voglio godermi weekend per weekend, gara dopo gara, speciale dopo speciale, senza pensare a un risultato finale. E io ho i miei obiettivi, che quello è ovvio, altrimenti non mi impegnerei così tanto. La mia prossima gara è domenica l'altra, a Grado, la seconda di assoluti, e poi finalmente inizia il mondiale il weekend dell'1 e 2 aprile. Sì, 1 e 2 aprile a Sanremo, tra l'altro, quindi mi serve il tifo e assolutissimamente vi aspetto in tanti. Assolutamente, insomma, Sanremo, Italia, cosa migliore per iniziare? Cioè, direi che dobbiamo venire in tantissimi a tifarti, Francesca. Assolutamente sì, farebbe E, piacere. eh sì, sarebbe veramente, guarda, il top iniziare veramente un campionato così importante che è il mondiale in terra nostrana, il top, direi. Parlando un po' di quelle che sono le nuove generazioni, tu cosa consiglieresti ad una ragazza giovane che si vuole avvicinare e magari non ha il coraggio? Bisogna sempre avere coraggio di provare a fare tutto, almeno provarci, anche magari se poi non si arriva all'obiettivo prefissato, ma comunque bisogna provarci
E se veramente si sente che c'è passione, anche minima, o anche solamente una piccola curiosità, bisogna provarci. Non è facile diciamo, se magari comunque hai, come ripeto, dei genitori che non ti spingono a farlo, non è facile quello, assolutamente. Però se si riesce a trovare in qualche modo anche solamente una piccola via per provarci, di provarci. Perché qualsiasi sport, indipendentemente secondo me dalla moto o dall'altro, ma comunque in qualsiasi sport. Secondo te le ragazze sono ancora un po' troppo timorose a buttarsi in quello in cui credono? Ma secondo me sì, poi adesso sono un po' cambiate le abitudini, sono un po' cambiate tante cose, troppe. Sembra una frase fatta, ma i social hanno un po' rovinato. Perché adesso vale un po' più la donna vicino alla moto che la donna in moto. Non so se ti capisco, se mi capisci. Eh sì, è vero. Beh, in effetti, diciamo, questo discorso ci sta molto perché i social nasce per apparenza. Esatto, E quindi però un po' secondo me anche il nostro sport non lo aiuta. Non sì. lo... No, è un peccato, soprattutto per chi, come posso essere io, ma comunque anche le ragazze che sono al top, che si fanno veramente un mazzo per provarci, rovina un po' questa cosa. Eh sì, diciamo che è uno strumento utilizzato in modo un po' sbagliato, si potrebbe fare di E meglio. secondo me, non so se sai, la donna vicino alla moto, passami il termine, un po' una cazzata. Scusa, però purtroppo è così. Eh sì, in effetti è un po', anche in questo caso è un po' la cultura. È Assolutamente concordo con te. quello. Però finché ci saranno magari donne che provano a cambiare questa cosa, una oggi, sai, una domani, una dopodomani, magari qualcosina si riesce, ma qualcosina, ma vedendo come va la nuova generazione. È dura, è dura. Infatti, secondo me, qualcosa si può fare solo se si diventa Wonder Woman. Giusto? Perché infatti ce l'ha dato Giancarlo Terlati e in effetti è un po' il tuo soprannome. Insomma, raccontaci una. È nata questa cosa. Un po', sai, prima uno, poi l'altro, poi quell'altro, poi abbiamo fatto anche il casco e un po' diventato il soprannome. Da cosa è nato e come fai a sentirti Wonder Woman secondo te? Perché te l'hanno dato questo personaggio addosso? Perché ho sempre, sai, per prima cosa ho sempre un sorriso per tutti. È difficile vedermi triste. Veramente difficile, anzi, non mi faccio vedere che diverso. Beh, è vero. Però sono sempre positiva, quello è vero. Cerco sempre di trovare il lato positivo in qualsiasi situazione, veramente qualsiasi. E poi un po' magari per tutti gli infortuni che ho passato, e che non mi è mai passata la voglia comunque di rimettermi in gioco o di aver paura di perdere, perché alla fine lo sai che quando rientri devi un po' anche mettere in conto che comunque perdi, perché è così. E solo con il duro lavoro probabilmente riesci a raggiungere nuovamente i tuoi obiettivi. Se non ti capita ancora qualcosa di mezzo. La prendo sul ridere, Ed è il modo giusto in cui prenderla, perché ma... Comunque la cosa principale, secondo me, è per come riesco ad affrontare i problemi, diciamo. sì. C'è una cosa che dici sempre, ma non hai ancora detto, che sono i sacrifici che fanno tanto. Io ho proprio la mentalità così. Cioè, mi hanno cresciuto un po' così. Anche i miei genitori hanno fatto sacrifici per farmi iniziare questo sport. E il duro lavoro comunque ripaga. Io ne sono pienamente convinta e continuerò a farlo, ma in qualsiasi situazione. E l'unica cosa che forse devo un po' imparare è a godermi poi le cose. Nel senso, le raggiungo a godermele e non a lavorare ancora di più.
perché io ho un po' la testa così. Infatti domenica ho visto che sono andata bene, diciamo, sono competitiva. Adesso ho ancora più voglia di lavorare. Sì. Diciamo che c'è un po', ci sono un po' pro e contro riguardo a questo. Sì. Il fatto di dire... Godersi il successo, perché a volte il godersi il successo, e io mi metto un po' nella tua psicologia perché anche io sono così, poi mi sembra di sedermi. Esatto, brava. Mi sembra che poi magari ti fermi e fai un po' indietro invece di farlo avanti. Sì. Vale. Sì. È come se, sai, il giorno dopo, cavolo, ma ieri potevo fare, allora non aver rimpianti. Poi serve anche recuperare. Per me è difficile quello. È veramente difficile, ma non perché non è proprio perché sento dentro quella fame che è difficile tenere a bada quando la senti così forte. Sì, è una bellissima cosa. Infatti, qui anche Giancarlo Terlati, Vascular 67, che ti fa i complimenti, grande Francesca, e Giancarlo Terlati che dice: con la tua forza e determinazione hai aiutato anche me a superare un periodo buio. Questo è bello, questa è una bella cosa. Quindi è proprio essere esempio, essere simbolo di positività e di determinazione. C'è Pippo 288, la grinta ti ha sempre contraddistinto. Poi Davi 108220, ciao Francesca, numero uno. Grazie. Poi vediamo di leggerli tutti, di non dimenticarci nessuno. Intanto li salutiamo ovviamente. Davi 108220 ti dice: sei mai stata in Sardegna a girare? Che sono stata quando facevo cross, però ho girato un po' di inverni a Riola, poi un po' zone di lì, Alghero, bella Sardegna. Pensa che non sono mai andata in vacanza. Visto, solo per sport e lavoro. Adesso mi unisco a lui e ti dico: ma bisogna tornare anche in vacanza. Ecco, Nicola Emma 79, ti ammiro e ti stimo tantissimo. E poi vediamo se li abbiamo letti tutti, tutti. Ah, Anto 0911, spero di rivederti presto, quindi Grazie. poi altri che ti salutano: sei troppo forte, complimenti, fantastica. Grazie. E l'Adome, e io sono d'accordo, sei un esempio sia in pista che fuori. Grazie mille. Ermanno De Gari, ma che donna, sei la numero uno, che ovviamente poi anche vicino alla festa delle donne, ragazzi, quindi siamo proprio lì. Mattia, Francesca, sei fortissima. Chiara Bertella, spero di rivederti a qualche collegiale. Magari se riesco volentieri. Cioè, quando hai un po' un programma da seguire è difficile, ma non perché non vuoi, perché è veramente difficile poi trovare il tempo soprattutto di andare. Quindi se a volte magari ti sembra di perdere È vero. Cose, quando sei talmente concentrata e fissata sui tuoi obiettivi, puoi seguire solamente il programma e rimanere tranquilla. Però Vorresti fare un po' tutto, ma non c'è tempo per tutto. è bello vedere comunque crescere le ragazze che anche la federazione adesso organizza dei collegiali. E sicuramente sarebbe bello vederle crescere piano piano e poi trovare le gare. Eh sì, per seguirle un pochino. Bisognerebbe avere due vite, ragazzi, per poter fare tutto. Vero. Davi 108520 ci ridice: sei la numero uno, Francesca, grande Franci. Poi vediamo, 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 cuoricini, cuoricini, cuoricini. La famiglia è tutto, giustamente. Concordo. Avete ragione. La prossima tappa l'abbiamo già detta, che è quella di Grado. Esatto. E poi, a proposito, volevo dirti una cosa legata a quello che ci siamo dette prima un po' sulle nuove generazioni. Secondo te quello che manca forse è lo spirito di sacrificio? Assolutamente sì. Hanno un po' tutto ora. Dunque, è brutto dire, ma se i genitori hanno la possibilità di portarti, puoi anche andare a fare comunque il mondiale, anche se non sei, diciamo, competitiva. O... Sì. Sì. Manca un po' tanto. Un po' di lotta, forse un po' di fame, come hai detto tu anche. Sì, un po' di guadagnarsi le cose. Io mi ricordo mio papà quando ho iniziato, mi ha detto: Franci, se
veramente hai voglia di impegnarti e di provarci, noi siamo i primi a supportarti, facciamo sacrifici noi, però se non c'è sacrificio da parte tua non ha senso. E alla fine è vero. Assolutamente farlo per gioco, quello sì, ci mancherebbe. Però se vuoi veramente provarci, poi diventa un grande lavoro. Eh sì, eh sì. Tornando allo sport, infatti ci scrivono: lo sport è disciplina e ti forma caratterialmente. Benissimo, ragazzi. E poi c'è Ermanno Rodegari che dice una cosa fantastica. Grande Ermanno, questa, tu, Francesca, ha più palle di tanti uomini. Fantastico, Ermanno. Grazie. Un commento da proprio strong. Poi c'è Keira Bertello 98, è una campionessa che perché cura anche gli altri e ci supporta anche a noi più piccole ed è molto umile. È vero, ma ho sempre avuto io un po' quella cosa da aiutare gli altri. Faccio un esempio: una volta una gara del mondiale, una ragazza che era seconda al mondiale, seconda o terza, aveva rotto la moto e purtroppo non aveva la moto per e credi, io gli ho prestato la moto. È stata di un cuore grandissimo, Francesca. È proprio anche soddisfazione puoi aiutare gli altri. A volte non fa sempre bene perché mi rendo conto che quando poi hai tu bisogno, sì, trovi poche persone. Però è bello anche così. Quindi sì, io lo faccio perché mi va e quindi non perché voglio qualcosa indietro. Sì, è una vittoria anche aiutare gli altri, eh. Vero? Assolutamente. Perché poi alla fine il bene che fai ti torna, io lo dico sempre. No. Quindi, dai, quindi questo, poi è vero, quando si ha bisogno o ci si aiuta da soli o difficilmente c'è qualcuno che ti aiuta. Io ho imparato ad aiutarmi da sola. Ecco, quindi questo, però diciamo che aiutare è sempre una bella cosa, soprattutto anche per quel commento che ci hanno scritto prima, che sei stata veramente di aiuto nei momenti bui degli altri ed è una cosa veramente... Goi Monica, sei una pilota indiscussa, ma soprattutto una gran bella persona da prendere come esempio di sportività. Grazie. Poi... Ah, Simone Sandre fa una bellissima domanda. Ma hai mai pensato di scrivere un libro? Sì, ci ho pensato. Davvero ci ho pensato. Mi ha contattato una ragazza e me l'ha chiesto. E a me piace un po' scrivere, ti dirò la verità. Però il libro poi diventa già anche impegnativo e non mai dire mai. Sì, in effetti è una bellissima domanda. Grazie per la domanda. Poi ti aspettano alla Hard Maiella Classic. Non so che cosa sia, ragazzi, ma scriveteci AMC Hard Maiella Classic, proprio diciamo ufficiale. Ti aspetta a questo evento che insomma dovremo vedere e capire di cosa si tratta. Finazzi Claudio, complimenti, sei fortissima, viva il motocross. Mi sa che è un po' più per il motocross. Ti aspetta nell'altra parte. Poi c'è Alex Polita 53, che gas la nocera. Pochino, dai. Ovviamente sì, che grinta, Francesca, sei super energica, vai avanti così, bravissima, sei solo da ammirare, campionessa. Brava Francesca, sei un esempio per le ragazze che stanno incominciando ora. Grazie. E anche per chi è nel corso della sua carriera. E poi vedrai che i risultati arriveranno, dai, e tutti per te, Francesca, e io ovviamente mi unisco a farti un grande in bocca al lupo e Grazie ti faccio al lupo. l'ultimissima domanda. So che non vuoi parlare del 2023, non parliamo del 2023. Guardiamoci più in là. Se dovessi dire un grande sogno che vuole realizzare Francesca. Bella. Più in là. Ah, più in là. Ma ho un po' di obiettivi che comunque sia a livello lavorativo che comunque nella vita.
Però credimi, è proprio un po' difficile per me adesso, dopo un po' per come è andata un po' la mia vita fino ad ora, prefissarmi degli obiettivi a lungo termine, anche perché la vita è imprevedibile, è un po'. Quindi magari mettersi a fare qualcosa che comunque ti parlo tra, non so, 5-10 anni, poi magari non andrà a buon fine, non mi piace tanto. Però sicuramente so cosa voglio fare e ci lavoro giorno per giorno poi per poterlo raggiungere. Però non ho quei grandi obiettivi da dire tra 10 anni mi vedo là. Però Quindi è un po' una. Brava, vivo un po' la giornata. infatti stavo dicendo, poi è proprio un vivere la giornata con gli obiettivi che hai e che sai. Ma non ero così. Prima che io volevo. Là, quella cosa, mi fissavo quel giorno per dirti, no? E magari non riuscivo a raggiungere, poi mi arrabbiavo con me stessa, poi. Quindi vivo la giornata e sono non felice di più della vita che ho ora, che mi sto godendo a pieno, quindi sono contenta così. Poi per ogni problema c'è una soluzione, quello sempre. Quindi mi Allora, guardo. prima di salutarci, ci tengo a leggerti tutto perché stanno arrivando un sacco di cose. Allora, Capo Ferrini Michele dice a Sanremo a cantare Forza Franci. Daniele Cola, grande Francesca numero uno. E Goi Monica dice cosa apprezzi e cosa manca nel motorsport femminile? Bella domanda questa. Apprezzo il fatto che magari si stia un po' più aprendo il mondo e anche comunque lei fa parte della federazione e lei organizza i collegiali e appunto come che ci sia spazio anche per noi all'interno della federazione. E cosa manca, giusto, mi ha chiesto. Come ripetevo prima, un po' a livello mediatico, un po' anche la disciplina per quelle che comunque iniziano per far capire che servono sacrifici, che non tutto è dovuto, che non si arriva a vincere facile. E poi, come abbiamo detto anche prima, insegnare che bisogna imparare anche a perdere comunque è uno sport individuale, ma sei anche insieme agli altri. Quindi il rispetto. È vero, che non è poco, non è poco davvero. Poi c'è Copioli Giovanni, grazie per le emozioni che regali a tutti noi, un forte abbraccio sportivo. Grazie. Poi brava, bravissima, poi c'è Nicola che è d'accordo con noi, quindi grazie. Ah, c'è Pierluigi Truffo che inizia già a fare gli auguri a tutte le donne enduriste. A tutti. E quelle motocrossiste a tutte. A tutte in generale. Poi c'è Paolo Big Biker, Super Francesca, grande atleta. Grazie. E ci sono altre belle domande, non bisogna mai arrendersi, c'è Nicola che ce lo ricorda. Lizzi, grazie Francesca per l'esempio che ci dai. E poi vediamo, sei solo da ammirare, Marco Baragiola. Grazie. E poi, ah, Giuliano Marchetti, quanto mi piacerebbe riuscire a guidare come te. Se l'ho fatta io, è possibile. No, dai, è vero che sei umile, ma non dici così. Poi Credimi che è così. c'è il mototurismo italiano. Ciao Francesca, allora siamo carichi in forma, probabilmente già per la vista di grado. Carichi troppo. Infatti, per questa settimana mi scarico un po'. Perché se no, poi al mondiale arrivo la carica. Arrivi troppo sovraccaricata. C'è Gloria Tarantelli, ciao Francesca, sono una tua fan, endurista anch'io, ti adoro, sei uno spettacolo e adoro il tuo cane. Oh, grazie. Quello è un bel compagno. Paola Big Biker dice una delle ultimissime domande che ti stiamo facendo, ma un futuro da istruttrice? Perché no? Però con i bambini o bambine mi piacerebbe.
Proprio dall'inizio. Beh, una bellissima cosa. Antonella Neotti, avere il coraggio che hai tu sarebbe fantastico. Vero? Poi vediamo. Intanto anche il mio cagnolino sta gironzolando qua. Tanto si è sentito anche lui chiamare. C94,90. Anche questo è sacrificio. Grande gesto di sportività, ovviamente in tutto quello che abbiamo detto prima. Gloria Tarantelli, sei speciale perché adori anche molto gli animali, giustamente ne sto parlando. Modellismo varesino, è vero, ci si aiuta da soli, verissimo. E poi c'è il mototurismo italiano che ci ha scritto un commento abbastanza lungo. Soprattutto ho visto sempre Francesca lottare, sono sincero, non ho mai visto una sua gara, ma la seguo per la sua perseveranza. Ad ogni infortunio si è sempre rialzata più forte di prima. Questa cosa è vera, ma mi sono stupita anche io, perché l'infortunio più veramente che ho, guarda, solo a pensarci mi viene vomito, è stata la lussazione del gomito. Mamma mia, che dolore. Infortunio, ma guarda che sono caduta e, ma credimi piano, ho appoggiato, mi è uscito il gomito e lì a freddo io ho capito, l'ho preso e tlac. È stata così. Poi ho iniziato a urlare, credimi, a urlare. E un dolore pazzesco, pazzesco. Ma anche la riabilitazione, ho fatto 7 mesi fuori, poi mi si è bloccato. Quella è stata veramente, veramente pesante. Però ci pensi magari non a smettere, però a mollare un pelo quel momento che... Poi io la soglia del dolore è molto alta. E quel momento magari che sei lì. Ma penso duri un'ora. Se dura. Ma non credo. Poi io stavo male perché sapevo che comunque mi aspettavano altri mesi lontano da quello che a me piace fare. Sì, è un po' più anche un dolore Quindi è difficile mentale. da accettare che tutto il resto. Ecco, Nico Ambro 92, gli occhi e il sorriso più belli, immagine di una grande donna. Grande, grande, sei grande come il tuo sorriso. Tutti a tifare Francesca a Sanremo, giusto, Vero. ragazzi. Poi vai poliziotta Gasa Manette addirittura. Siamo auguri a tutte le donne, ragazze, grazie mille. Poi tutti complimenti, complimenti, complimenti. Vediamo, non lasciamo indietro nessuno. Ho visto il mototurismo italiano, ho visto la sua targa da MX25, ho avuto la pelle d'oca. Che grande, Franci. In pista, sì, alla pista. Poi abbiamo letto tutto, tutti i vari complimenti e Francesca ti Grazie. fare il grandissimo in bocca al lupo Grazie per le al lupo. prossime gare e per l'inizio del mondiale che avviene a Sanremo. Sì, quello che è il mio obiettivo principale, quello. Ecco, quindi ti facciamo Grazie. Voglio pensare assolutamente al risultato e poi al momento vedremo. Quello che viene, viene. Eh sì, gara per gara, vittoria per vittoria si dice, no, Francesca? Vero, gara per gara. Gara per gara. Quindi, viva il lupo anche da parte del mototurismo italiano. Grazie. Noi ovviamente ti seguiamo, ci risentiamo nel corso del 2023 anche un Volentieri. pochettino co per come sta andando, per i tuoi racconti. E ti ringraziamo tantissimo di essere stata con noi perché appunto abbiamo voluto leggere tutto e ti abbiamo tenuto quasi un'ora, quindi Volentieri, guarda. ti ringrazio, grazie mille della disponibilità e ancora tantissimo in bocca al lupo, Francesca. Viva il lupo, grazie a te e saluto tutte le ragazze e tutti quelli che mi hanno scritto, li ringrazio e ci vediamo alla prossima, a Sanremo, anzi. Giusto. A Sanremo, inizio di aprile, inizia il Moto Mondiale a tifare Francesca. Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie mille di averci seguito. Auguri a tutte le donne per domani.
appuntamento al salotto di Wilson Hills settimana prossima, martedì. Grazie ancora, Francesca. Ciao, grazie a te. Ciao. Buona serata a tutti, a presto.